Glitters, passo per ricordarvi che questo sabato dalle 15 saremo a Ferrara in Fiaba per il firmacopie del nuovo libro Glitter e Candy, un'avventura a Parigi. Potrete fare tantissime domande alla Camera Girl, acquistare il libro direttamente in fiera e farvelo firmare, oppure far autografare la vostra copia. L'entrata a Ferrara in Fiaba è gratuita e vi lascio il link al sito della fiera qui sotto nell'info box. Ci si vede sabato! Perfettissimo! Inutile dire che Melanie è ammonita. Sì, lo so, gli ho praticamente riso in faccia, Marin. Penso l'avrei fatto anch'io. Ci ha colti tutti di sorpresa. L'ho capito, sapete il trucco di questo gioco? Qual è? Oh, fare gli scemi? Allora, ragazzi, ho per voi un'altra bellissima sfida! Oh, ti prego. Ma perché le deve pensare lui le sfide? Non farmi cantare più, Gennarino. No, 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 no. Allora, da questo momento in poi, tutti voi sarete Saremo? nobili. Dovrete parlare come la più alta nobiltà di fine 800. Troppo facile, vincerò io. Oh, una gara di interpretazione. Mi piace. Scegliete voi di essere conti, contesse, duchesse, regine, insomma, fate voi. E buon divertimento! Glitters, mi raccomando, giocate anche voi, provate a non ridere. Ok, quindi io sono Lady Glitter? Un secondo, allora. Io sono la Queen Marine, quindi a me dovrete portare molto più rispetto. Ah sì, certo. Non si rivolga a me con quel tono, signorina. Oh, mi scusi, regina della centrifuga di Barbabietole. Regina della centrifuga di Barbabietola, non ricordo mi sia stato affibbiato questo titolo. Beh, ora sì. Tagliatele la testa! Ah, non penso si possa fare, Vostra Maestà, è una pratica che è stata vietata da anni fa. E chi l'ha vietata? Allora gettatela nelle segrete. Vostra Maestà, sono il Conte Claudio. Muahahahahah! Scusa, che mi ha fatto venire in mente il conte Claudio. Dracula, ecco. Draclaudio. Sono il conte Draclaudio. Mi permetta di parlare in difesa di Lady Melanie. Oh, per favore. Come può difenderla, conte? Lady Melanie ha appena offeso la sua regina. Sì, Vostra Maestà, ma quello che voglio far capire è che c'è. Non lo vede come si veste? Cioè, lei non è fatta per la corte. Cosa? Certo che è fatta per la corte, è corta. Volevate ridere? Signori, penso che Lady Melanie abbia il diritto di stare a corte. Piuttosto, certe persone coi capelli rossi, ecco, Vostra Maestà, potrebbero essere accusate di stregoneria. Ah, oh, ma per fa. Volevo dire, Contessa Sabrina, cosa odono le mie orecchie? Sono solo sciocchezze. Lady Glitter è una persona che gode di tanto rispetto. Ah, davvero? Eppure ha stregato il povero principe Mike, condannandolo all'eliminazione. Accidenti, reciti molto bene, Sabrina. Contessa Sabrina. Sì, Contessa Sabrina. Cosa da dire a sua discolpa? Io? Per cosa? Come vede, Lady Glitter, alla mia corte l'hanno appena accusata di stregoneria. Sarò costretta a prendere dei seri provvedimenti. Oh no, arrostiranno Glitter! Devo salvarla! Ma dove vai tu? Ma dove vai? Vostra Maestade! E voi siete? Sono Lady Unicorn al vostro servizio. Parli pure, Lady Unicorn, cosa da dire in difesa di Lady Glitter? Oh, questa cosa inizia a piacermi tantissimo. Signore e signori della corte, Lady Glitter non può assolutamente essere una strega, per un semplice fatto. Se Lady Glitter fosse davvero una strega, avrebbe già trasformato la contessa Sabrina
in un canguro mille piedi. Un canguro mille piedi? Sì. Provaci tu a saltare con mille piedi. C'è che bella coordinazione. Ok, devo ammettere che immaginare un canguro con mille piedi che prova a saltare è stato difficile. Cioè, io non so Candy come si inventa queste cose. Veramente sono cose che solo la sua mente può partorire. Ma qui stiamo parlando dell'incantesimo fatto al principe Mike. Ma quale incantesimo è incantesimo? Lady Unicorn, moderi i toni a corte. Solo la regina può urlare a quel modo. Tagliatele la testa! No, no, senta, quale testa, per favore, già me l'hanno aggiustata 3000 volte, sto piena di colla. Allora, l'unico incantesimo che Lady Glitter abbia potuto fare al principe Mike è stato quello del vero amore. Non è vero? Sì, è vero. È vero amore o non è vero? È vero, è un incantesimo del vero... Ma così mi stai facendo ammettere di aver fatto un incantesimo? Strega! Arpia! Impostore! Anche Lady Unicorn non è quello che dice di essere. Vero, duchessa Candy? Oh, gli intrighi di corte! Ma scema, veramente, oh! Gli intrighi di corte c'hanno le gambe corte. Patetico. E ha parlato, te chi saresti, la principessa della notte? Oh sì, mi piace. Contessa Bettingburg, ammetto di essere stata smascherata. Io sono Lady Candy, la più dolce principessa del mondo unicornoso. Signore, come siete agguerrite! Mi piace! Vostra maestà? Ser Gennarino? Ora mi guardi così, perché io so che è stata proprio lei a tradire la corona, la sua corona. Cosa intende dire, Ser Gennarino? Che lei si è messa a ridere come la scema! È vero! Sono una regina caduta in disgrazia. Che ne sarà di me? Oh no, vostra maestà, non vi preoccupate, è solo una semplice ammonizione. Ma ciò le toglie la corona. Quindi, signori, elezioni! Elezioni? Dovremmo convincere il popolo a votarci come re e regine. Vota la contessa Bettingburg. Per più intrighi, più tradimenti, più sotterfugi. Per una corte che non si annoia mai. Convincente. Sì, Lady Bettingburg, lei è stata convincente. Oh, non ci posso credere. Lady Bettingburg è stata convincente. Oh no, no, Glitter, no, ti prego non ricominciare. Credo di essermi persa qualcosa. Vincente! Il conte vincente! Convincente! Wow! È grave, eh? Molto. Accidenti. Ok, ci ho provato. Votate Lady Glitter per queste fantastiche battute! Non ti voterà nessuno. Oh. Votate Lady Sabrina per una regina super carina. Votate Sir Zimmy per un regno più pulito. Maestro lindo sgrassatore, na 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 na. Cosa? Ah, non era la pubblicità del detersivo? No. Ok, scusa, puoi continuare. Un mondo con meno plastica! Jimmy, non c'era plastica nell'Ottocento. Ah, buon per loro! Beh, oddio, avevano tanti altri problemi. No, allora, non avete capito niente, dovete votare il conte Draclaudio. Per una corte corta ma cortese. Ah, ma lo vuoi capire? Che le battute con corte non funzionano? Andiamo! Io direi di votare Lady Candy. Sarà una regina buona e giusta. E ci sarà gelato gratis per tutti. Solo la domenica. Lady Melanie, perché dovrebbero votare lei di grazia? Dunque, dovreste votare me perché... Sono molto amica dello scrittore di corte. E quindi? E quindi basterebbe una mia parola a rovinarvi la reputazione. Tu mi preoccupi, ragazza, mi preoccupi ogni giorno di più. E comunque,
Mi duole dirvi che nessuno è degno di prendere il mio posto sul trono. Quindi continuerò ad essere io la regina. No, non puoi. Sì che posso. Ho deciso chi sarà la regina di questo regno. Lei, Madame Poupou. Madame Poupou, mi perdoni, non l'avevo vista e per fortuna non l'ho calpestata. Ma no, io sono sicuro che Madame Poupou sporcherebbe il regno e farebbe fare i bisogni di tutti per tutta la città, mettendo su un esercito di Poupou. Ah, perdinci, sarebbe un disastro, sarebbe un regno di... Oh, ok. Esatto, Sabrina, sarebbe stato proprio un regno di Poupou. Comunque siete stati tutti bravissimi ed abbiamo un eliminato. Oh, accidenti, chissà chi sarà. Lo scopriremo nel prossimo episodio. E voi, Glitters, siete riusciti a non ridere? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Alla prossima, ciao, aiù. Ma effettivamente, quando uno dice accidenti, potrebbe essere inteso come accidenti e quindi i denti che poi... Ok, la smetto.